Andiamo da destra Salpa Ferrer, sinistra Delano e Buffon. Per cui fate voi le domande, perché qua io in inglese non parlo, siamo portati a lei per parlare. E iniziamo con loro per magari fare le domande a loro. State tranquilli, tranquilli. Allora possiamo cominciare a fare qualche domanda, cominciamo con la lingua inglese, così favoriamo anche la traduzione. Cominciamo da Delano. Come è stata la sua prima stagione in Eredivisie? È stata una stagione importante, per lui anche 5 gol, ora si viene a misurare con la Serie B italiana. What do you feel about it? About Italy, what I'm thinking? About a cup? See, because they said, as before, you were playing in a division, mm-hmm. in Dutch football, and now you're facing this new challenge here in La Spezia. You didn't ask a specific question, just. Yeah, Italy is a beautiful country, so. So that's why I came to Italy, to improve myself, and it's better for to score goals, to give assists, and to be a most complete player. Ha detto che è molto contento di essere qui in Italia, che per lui rappresenta una nuova sfida calcistica. In questo modo riuscirà anche a perfezionarsi come giocatore e che ovviamente fare gol qua ha un valore diverso rispetto al calcio olandese. Passiamo a DJ invece, lui viene dal calcio inglese, che differenze fino adesso sta trovando con il calcio italiano? What do you think are the main differences between the English soccer and the Italian one, as before you were playing the Manchester United? One of the main differences I've noticed so far is the style of football in which we play. So in England it's more fast, strong, attack, high tempo. Mm-hmm. In there it's more calculated, more tactical. So that's one of the things I'm still trying to get used to. And once I get used to that, it will make things a lot easier for me. Appunto riguardo al modo di giocare inglese si parla di uno stile di attacco molto duro, mentre invece il modo di giocare qua in Italia è più strategico, e ha detto che mi devo un pochino abituare a questo nuovo modo di giocare, ma sicuramente ce la farò. Ecco, una domanda ad entrambi: come riuscite a comunicare con l'allenatore? A livello linguistico? Certo. Sappiamo i collaboratori parlano in inglese, non sono ignoranti come dicevo. They say, how do you communicate with the trainer? And he said, everybody that speaks English, they're not ignorant like they are. And another thing is, with football, it's easy to kind of understand. It's kind of a universal language. When you play football, you know, you can understand more things. But yeah, a lot of the players, there's a couple of players who speak English, so it makes it easier. They translate for us, yeah. And the prof. Okay. Also. Thank you. Ha detto sì che la maggior parte dei giocatori parlano e comunicano in inglese e comunque quindi li aiutano, è abbastanza semplice. E poi DJ ha anche sottolineato il fatto che quando si gioca a calcio comunque è un linguaggio universale, quindi è facile capirsi. Una domanda a Burgzorg, mi pare dai primi impressioni che ho avuto da te che la tua, diciamo, maggiore qualità sia quella di partire da lontano nella progressione e poi andare al tiro, è così? Questa è la tua qualità? He said that he has been
observing you playing football, mm-hmm. I think that one of your best quality is that you start running very fast and you go directly to strike the goal. Yeah. And if you can tell something more about that. Yeah, my strength thing is the one against one, mm-hmm. and go in the, how do you say, in the space. Uh-huh. See? And defending. So with my opponent. You understand? Sì. Yeah? Thank you very much. Ha detto che comunque si ritiene un giocatore poliedrico ed effettivamente una delle sue qualità migliori è l'1-1 e riesce uno contro uno e riesce bene quindi a farsi spazio, a trovare questi spazi per poi fare la migliore performance. E una domanda per entrambi, innanzitutto se ci aiutate per il vostro cognome, anche per essere più tranquilli nel chiamarvi e dire la pronuncia giusta. They're asking how can we pronounce properly your last name for the both of you, because it's tricky for the Italian press. Okay, mine's pronounced Buffonge. Okay. Buffonge? Get ready for this one. Allora, Bürgsorg. Yeah, it's good. E poi una curiosità per Delano, volevo chiedere, visto che l'anno scorso ha avuto modo di misurarsi con l'Ajax, una delle squadre più forti in Olanda, tra l'altro ha fatto anche una grande Champions, ecco ti volevo chiedere come curiosità com'è affrontare una squadra del genere, se ti aspettavi che potesse arrivare davvero così in alto anche a livello europeo, vuol dire che il calcio olandese comunque è cresciuto molto, no, negli ultimi anni. Chance to play with Ajax, they are very strong. Against Ajax. They're a very strong team, yeah. And they're very big, even they had the chance to play in the Champions League. Yeah. And if you think how the Dutch football is changing, because they have reached a very amazing goal, so what do you think about Ajax? Ajax is a good team, it's a big team, they have many good players, but I don't understand the question. Do you think the Dutch football is evolving or changing even some way? Yeah, of course it's changing. There are many talents coming up, so I think the Dutch football comes high, so. Okay, thank you. Parlando dell'Ajax, parliamo di una grandissima squadra e vede effettivamente che ci sono questi grandi cambiamenti proprio all'interno del calcio olandese, che sta crescendo sempre di più e sicuramente arriverà a dei risultati grandiosi. E poi un'altra domanda per entrambi, volevo chiedervi come mai lo Spezia, cosa vi ha colpito insomma di questo progetto, qual è stato diciamo il motivo per cui poi avete scelto di trasferirvi proprio da noi. This question is for the both of you. Talking about Spezia Calcio, what do you find interesting about this team and about playing in this team? For me, I've seen how many times Spezia have come close to being able to get promoted. The top 10. They're always in the top 10, they're always in the playoffs, but they haven't been able to, you know. So, me personally, I feel like it's a good challenge for myself to try help the team to get promoted and win as many games as we possibly can to give them the chance to be able to get promoted. Even the Serie A, the Premier League. To the Serie A. Yeah. Me also the same. Okay. Yeah, also the same. Entrambi sottolineano il fatto che questa possibilità per loro è molto stimolante, hanno visto che lo Spezia Calcio diciamo che se la gioca sempre un pochino al limite, quindi gli piacerebbe provare a entrambi fare bene e portare lo Spezia appunto verso grandissimi risultati, magari per esempio anche la Serie A. Hi, I want to ask you both if is there any player which inspired your career in your approach to football in England or in Holland? Yes, Ronaldo. Yeah, I like him, he's strong. Cristiano? Yeah, Cristiano, he's strong. He can make headers, he's smart. So
I look up to him. Sì, è stato chiesto se ci sono dei giocatori a cui appunto Delano si è ispirato, soprattutto per quanto riguarda il calcio inglese. Il calcio in generale, scusate, mi ha risposto Cristiano Ronaldo, che è un giocatore di estrema forza e capacità e molto intelligente. And Fanch, is there any player? For me, yeah. It's more than just one player, personally. And there's a lot of players who, growing up, I've looked at and I've taken bits out of their game that I like. So it's hard to say. In Italy, Ronaldo, definitely. But I've looked at other players who I've also wanted to aspire to be like and to achieve some of the things that they've achieved. Okay. Thank you. Ha detto sempre la stessa domanda riguardo ai giocatori che possono averlo ispirato e che lo ispirano. Ha detto una domanda molto difficile alla quale rispondere, perché siamo pieni di giocatori di talento e brillanti in questo momento calcistico, e quindi gli risulta molto difficile. Comunque prova sempre a stare al passo, ad ispirarsi, a seguire altre tipologie di gioco. Ovviamente anche lui non nega le qualità di Ronaldo. Volevo chiedere a Delano, visto che ha detto di essere anche un giocatore poliedrico, come si vedrebbe nel ruolo di attaccante punta centrale, ecco, se si è mai visto in quel ruolo lì? Okay, this question is for you. As you say that you are a player that can easily change poliedric one, how do you picture yourself playing a center forward, for example? The left winger. I am left winger, but I also can play in this right. Yes. And right, but at most the left, because yes. I feel myself on the more left. Comfortable, yeah. On the left. Yeah. Ok, dice sì, effettivamente sono un giocatore poliedrico, posso coprire entrambe le fasce, nonostante la sua posizione di gioco sia appunto sulla fascia a sinistra, quindi lui si vede più a suo agio, diciamo, in questo ruolo. Invece a DJ volevo chiedere, sicuramente l'essere restato fermo, insomma, l'ha portato adesso a dover recuperare la forma fisica, però la sua abilità già nelle amichevoli ha conquistato i tifosi. Oggi come si sente fisicamente, e più o meno, insomma, secondo lui quando è che potrà magari giocare i 90 minuti pieni? Certo, non si può sapere adesso, però magari come si sente ora? Perfectly in shape on the top of your qualities, and when we're gonna see you play 90 minutes max? Okay. Well, the 2 weeks we spent in Sanano was good for me to build up fitness. Like she said, I've not been playing for a while, but I was able to over the summer build up on my fitness. 2 weeks in Sanano, build up on my fitness in training with Mr. Italiano. He's helped me to, you know, be training, and I'm working on my strengths, my weaknesses. So right now I'm feeling good. I'm ready to go. So it's just, I guess when my time comes to play, I'll play and I'll do what I do. Ha detto che spera appunto di riuscire a recuperare la forma fisica al più presto, che il ritiro con il mister italiano è stato di grandissima importanza, perché ha avuto l'occasione non soltanto di perfezionarsi e di tornare in perfetta forma fisica, ma soprattutto di lavorare anche sulle sue debolezze. E quindi lui si sente pronto, e quando verrà il suo momento e la possibilità le verrà data, giocherà. Posso fare una domanda a Burbito? Con chi hai legato maggiormente nel gruppo, visto che stai già in buoni, ottimi rapporti con Gialli, con i vostri padri, con Mister? You had the chance to know all the other football players of Spezia. What are your
favorite ones talking about friendship, your building relationship with them, because a good relationship. You dancing somewhere somehow. Ah, with Jesse, yeah, I'm dancing. Yeah, he's good. Jesse, our TJ. I can speak, but probably they speak English, so I can speak with them. Communicate. Yeah, and some Italian players, but they don't speak English so very good, so it's a little bit difficult to communicate with them. But I like them. Yeah. Ha detto che si trova bene con tutti gli altri compagni, ovviamente con alcuni, come avete giustamente chiesto, con Jazzy, ha legato un pochino di più, soprattutto per la barriera linguistica. I giocatori che riescono a parlare inglese facilitano anche appunto l'entrata in squadra degli altri giocatori. Comunque si trova bene con tutti. Chi parla spagnolo qua? Ah, pure spagnolo? Pure spagnolo? Oh ragazzi, società siamo scarsi, però la nazione oh, non ci potete criticare, spagnolo, pure francese parla, per cui siamo a posto. Pensavi tu che qua non... Ma è arrivato la Spagna, la ragazza che parla inglese, ma in spagnolo tutto. No. Lei la sa tutto. Lui è l'ultimo arrivato. Salva Fedez. La domanda è scontata, però come mai ha deciso di lasciare la Spagna per buttarsi nel campionato professionistico italiano? Bueno, al final yo me encontré en una situación en la que sí que estaba en la Serie B española, pero bajamos de división y yo cuando lo hablé con mi representante, nuestra intención era seguir jugando en el fútbol profesional. Había demostrado que había podido jugar en el fútbol profesional en España y mi intención era seguir demostrándolo allí donde fuera. Y aquí en Spezia me quisieron dar la oportunidad y no tuve ninguna duda. Ok, ha detto che ovviamente lui si trova in una situazione un pochino complicata perché la sua precedente squadra giocava in Serie B, che era appena retrocessa, e quindi cercava nuove sfide per riuscire a dimostrare comunque le sue qualità come giocatore, quindi non ha avuto nessun dubbio e ha vinto lo Spezia. Io vorrei chiedergli se gli piacerebbe ripercorrere la carriera di Cristiano Piccini, che ha giocato nello Spezia e poi ha fatto una grande carriera in Spagna. Lui, che è uno spagnolo che arriva allo Spezia, magari potrebbe partire da qui per intraprendere una bella carriera in Italia. Ci te gustaría tener una Cristiano Piccini con me? Hombre, ovviamente la verdad es que Piccini en los últimos años ha explotado como jugador y se le ha dado la oportunidad de lo aprovechar y ahora en el Valencia pues es un gran jugador y ojalá, pues, bueno, eso es lo que desea cualquier jugador, ¿no? Poder hacer el salto a una primera división como puede ser la española o la italiana o una división competitiva. Che sì, mi piacerebbe molto perché appunto nel caso di Piccini negli ultimi anni è scoppiato, quindi ha avuto il suo ritorno come grandissimo giocatore e quindi piacerebbe anche a lui seguire le sue orme e arrivare magari a giocare appunto in una prima divisione. Ciao Salva, benvenuto innanzitutto. Ti chiedo, hai scelto la maglia numero 21, è una motivazione particolare, un numero che ti accompagna, ha un significato particolare per te? Sì, desde pequeño che mi ha gustato il 21, io ho nacido il 21 di enero, allora sì, è molto importante per me, quando mi dijeron che stava libre, allora con Guido e non tuve nessuna duda, le dije sì, il 21 è perfetto. Che sì, fin da piccolo ho avuto appunto una relazione speciale con questo numero, soprattutto perché il 21 gennaio è la sua data di nascita, quindi quando ha visto che questo numero per la maglia dello Spezia era disponibile, non ci ha pensato un momento e ha detto sì, lo prendo io. E poi volevo chiederti un po' le tue caratteristiche da giocatore, ci aiuti un po' a inquadrarti, visto che non ti abbiamo ancora visto giocare, e vogliamo capire un po' anche che tipo di giocatore sei, come ti puoi adattare nel 4-3-3, insomma, d'italiano. Sì, no.
Yo, yo soy un jugador que puedo jugar de central y de lateral, entonces mis características, pues yo en un principio hace 3 años jugaba de central, entonces empecé a jugar de lateral y fue cuando tuve las oportunidades de jugar en segunda división y todo esto. Entonces pues yo me considero un lateral fuerte defensivamente y que me gusta salir en conducción con la pelota y sumar al ataque. Allora sì, effettivamente il suo ruolo può essere tanto centrale come laterale e che fino ad ora comunque ha giocato soprattutto appunto in un ruolo centrale. Lui si considera un terzino molto forte che si può comunque adattare tranquillamente a questa tipologia di gioco. Qual è stato il primo impatto con il gruppo, con il tecnico e se hai nella tua carriera già giocato con il sistema di gioco 4-3-3? Sì, sì, ha jugato anche dal primo contatto. 4-3-3, sì, e che tal vi llevas con il gruppo, con lo sostenitore? A ver, no, el primer contacto muy bueno, es un equipo de jugadores jóvenes que todo el mundo tiene ganas de sumar y de mejorar futbolísticamente. El juego 4-3-3 lo conozco perfectamente porque en España en los últimos 10 años siempre se ha jugado 4-3-3, entonces sin ningún problema. Y con el entrenador he hablado y ya con el primer entrenamiento ya empiezo a ver cuál es su idea. A él le gusta que los laterales sumen al ataque, sumen al medio campo y eso es lo que vamos a intentar hacer. Allora, si trova molto bene con il gruppo, soprattutto perché è composto di elementi giovani che vogliono crescere e cercano nuove sfide. Conosce bene come schema di gioco al 4-3-3, perché si gioca comunque anche in Spagna. Ha avuto modo di confrontarsi con l'allenatore italiano per capire anche un pochino la sua idea, quindi la sua posizione di gioco, come è un laterale, diciamo, che cresce molto, che piace, diciamo, star fermo, che corre molto. Io invece volevo chiedere la tua prima impressione rispetto all'allenatore italiano, che impressione ti ha fatto? Un allenamento ha fatto. Sì, ho capito, la prima impressione infatti, non la seconda, la prima. Se no gli chiedevo la seconda. No, sì, mi prima impressione è che è una persona che le appassiona il football e quando a ti ti appassiona il football tienes la capacità di trasmettere eso a los jugadores. Entonces eso es lo más importante cuando tú estás buscando objetivos bonitos que en este caso sería pues luchar por el playoff, ¿no? Y poder luchar para intentar subir a la Serie A. Entonces creo que esta es la única manera y es un buen entrenador, pero... Perfetto. Sì, sì, capito. Lui è convinto. No, ma è meglio essere convinti che no. Facciamo tra due. No, che appunto si è trovato molto bene con il mister italiano, si vede molto la sua passione appunto calcistica e è una cosa che riesce a trasmettere molto. E quindi lui è contento appunto di far parte di questo piano, di questa lotta per i playoff e magari eventualmente anche per approdare alla Serie A. Un'ultima domanda da parte mia. Invece che impressione hai avuto dai compagni, diciamo, dalla qualità del gioco, dal tipo? So che hai fatto un allenamento, però insomma, qualcosa hai già visto? Mi sono portato a mangiare. Ah, pure, hai capito? No, ha detto che ha preguntato che tal lo llevas con tus compañeros, hablando de calidad del juego, del tipo del juego, y él ha dicho que no ha tenido la posibilidad de verlo jugar porque solo has estado comiendo con ellos. Sí, exacto. Sí, bueno, justo acabo de hacer un entrenamiento y sí que es verdad que he estado comiendo con ellos. Pero a primera vista sí que veo que son jugadores muy físicos, tácticamente muy preparados en la manera de presionar también, que es un equipo bueno que lleva trabajando un mes y sobre todo son muy físicos y espero poder estar a la altura. Allora dice che sì, effettivamente hanno condiviso soltanto un breve allenamento ed un pranzo, quindi ancora non ha avuto modo di conoscere bene i membri della squadra.
e li ha visti tutti molto forti tatticamente e anche molto, molto fisici, molto preparati, e l'ha stupito perché comunque lavorano insieme, giocano insieme da poco tempo. Questo si respira e lui spera di essere comunque all'altezza anche delle aspettative. Allora, grazie. Passerei magari a una domanda al direttore. Guido, cosa, quando si compra all'estero, no? Si va a cercare anche giocatori che possano essere futuribili, che possano avere qualità per poter essere poi magari, chi lo sa, trasformati in campioni. Ovviamente quello che stai cercando di fare non solo all'estero ma anche in Italia. Cosa ti ha colpito, diciamo, di questi giocatori, perché li hai scelti? Allora, prima di tutto sono giocatori giovani e a me sapete che mi piacciono i giocatori giovani. E se è una strategia che stiamo facendo perché vogliamo prendere dei giocatori che possiamo acquisire i diritti sportivi e patrimoniali. Per cui lui è stato il primo che ho preso, l'abbiamo seguito, c'era l'opportunità perché lui giocava in una squadra di Serie A che è retrocesso, per cui è stato anche, diciamo, più facile di portare, perché lui giocando in Serie A, se rimaneva magari in Serie A la squadra, facevano più storie. Invece siamo riusciti, l'avevamo seguito, c'era qualche squadra di Serie A qua in Italia che voleva fare l'operazione assieme a noi su di lui perché l'avevano seguito, invece noi l'abbiamo voluto fare da solo, investendo dei soldi, e ci siamo riusciti. L'abbiamo fatto venire prima qui a Spezia perché lui prima di venire aveva voluto vedere tutto, insomma, le strutture, la città, perché pure altre squadre sia in Italia l'hanno invitato a fare questo percorso, e lui quando è venuto qua ha visto un po' tutto, ha scelto lui lo Spezia, cioè noi l'abbiamo seguito, ma è stato lui a scegliere lo Spezia e ci ha facilitato, l'abbiamo preso definitivo. Siamo convinti che sarà un giocatore, se avrà una crescita nel panorama italiano, può diventare un giocatore importante perché ha le qualità, ha l'età, ha il fisico, ha la tecnica. Sinceramente non gli manca niente, gli manca di capire il sistema di gioco, di migliorare su certe defianze che c'ha, però è un giocatore che secondo me farà parlare perché ha grosse potenzialità. Buffon è un ragazzo, fino a 2 anni fa era uno dei talenti più importanti in Inghilterra, perché ha passato delle squadre importanti, l'Arsenal, poi l'altra squadra, mi ricordo, no, l'ultima Manchester United, ma prima un'altra squadra inglese, era un talento, Fulham, era un talento, e noi stavamo seguendo 2 ragazzi del United, perché dovete sapere, non solo lo Spezia, ma pure altre squadre italiane, olandesi, belgi, vanno a seguire i campionati delle seconde squadre in Inghilterra, perché la maggior parte non è che possono tenere, giocare nel Manchester United, giocare nell'Arsenal, giocare nel Tottenham, sono pochi giocatori al mondo che possono giocare là, per cui tanti li lasciano liberi o cercano dei partner per farli crescere. E abbiamo visto lui, c'era la possibilità perché si svincolava, non c'è, lui l'abbiamo comprato, lui pure l'abbiamo preso per Ambro Zero, abbiamo fatto un accordo con Manchester. Lui è un talento puro, però lui deve capire che il calcio si gioca anche di squadra, se lui capisce questa crescita, lui ha grosse potenzialità, a livello tecnico è un fenomeno, però si deve integrare e ci vuole tempo, però lui è una persona intelligente,
Poi magari glielo spieghi all'ultimo quello che sto dicendo a lui, lui mi fa questa cortesia. Così ci è piaciuto e già ha dimostrato in queste partite quel poco di avere talento. Però il talento va migliorato, va lavorato. E l'ultimo arrivato che è Salva Ferrer, il ragazzo che mi aveva segnalato, ve l'ho detto l'altra volta, Ariedo Braida, che è un mio amico, e tramite il suo agente che sta qua c'è stata l'opportunità, l'abbiamo visto, perché è un giocatore eclettico che ha forza fisica, ha tecnica, il suo ruolo naturale è il terzino destro, e all'occorrenza può fare anche centrale, però ha delle capacità di corsa, di tecnica importante. È un 98, si è aperta la possibilità, perché lui c'aveva una clausola decisoria per noi importante, però grazie all'aiuto del suo agente l'abbiamo un po' abbassata e siamo riusciti a portarlo a casa, perché cercavamo un terzino destro, perché De Gaulle avevamo manifestato, avendo il contratto in scadenza, che voleva il contratto, noi non eravamo disposti a farlo, per cui da buoni amici lui andrà a giocare in un'altra squadra e abbiamo preso lui, abbiamo investito su di lui, diventa un patrimonio 98, per cui siamo contenti. Questa è la poi la domanda. No, la domanda è un fatto anche di trovare l'occasione giusta e di patrimonializzare la società. Un po' quello che stai provando a fare con altri con tutti acquisti, che l'abbiamo fatto con Ricci, con Capradossi, tutti i ragazzi che erano in scadenza, con un po' con tutti, insomma adesso ci abbiamo. Come lavoro mi sento soddisfatto, perché ci abbiamo solamente due prestiti, che sono Ricci, Federico e Marchizza. Poi sono tutti giocatori di proprietà dello Spezia. Guido, inevitabile la domanda sul mercato, insomma, ora andiamo a Sassuolo, poi sabato prossimo a Cittadella, insomma, in sintesi manca un portiere e un attaccante. Secondo me manca un portiere. Quello è assodato, entro lunedì, martedì massimo arriverà il portiere, e l'attaccante è una cosa in più, non è che manca, perché gli attaccanti ci sono, poi magari per voi non sono bravi, però io dico che sono bravi e non mancano. Poi se diciamo che vogliamo migliorare la squadra, si può migliorare sempre, vediamo, non è detto. Vediamo quello che si può fare, quello noi vogliamo sempre migliorare, per cui vediamo. Portiere dico al 100%, l'attaccante, come ho detto l'altra volta, è una cosa in più, se c'è magari un'opportunità importante, noi siamo lì vigili, attenti a tutto quello che succede nel mercato, però non deve essere una, come vuol dire, sinceramente mi dispiace quando sento dire non abbiamo attaccanti. Io dico che gli attaccanti li abbiamo, proprio sono convintissimo. Per cui secondo me va bene così. Ripeto, il portiere manca, l'attaccante non manca. Poi se arriva è una cosa in più, ma non è una cosa prioritaria. Portiere italiano o straniero, riusciamo a stare. Il portiere deve giocare, l'importante è che arriva un portiere, poi se è straniero, italiano, se è russo o argentino, l'importante è che arriva. Cioè, ragazzi, io dico, non lo so voi come, in quanto avete avuto una squadra pronta prima ancora di iniziare il campionato, con tutte cose fatte, cioè cercato di proseguire un percorso di lavoro, una programmazione, cioè sono cose
per me personalmente non è che voglio, perché io sono il responsabile di dire tipo che sto facendo cose dell'altro, ma io sto facendo le cose che si fanno in tutte le società organizzate e avendo un percorso, un'idea di lavoro. L'idea di lavoro è partita l'anno scorso dicendo cerchiamo di fare un percorso per arrivare in un certo obiettivo. E l'obiettivo che ci siamo prefissati noi società e io principalmente era quella di ringiovanire la squadra, perché l'anno scorso avevamo una squadra che erano da 30 anni in su, di cercare di costruire un gruppo forte e duro duro, e l'abbiamo fatto, abbiamo ringiovanito l'anno scorso la squadra, abbiamo tenuto 8-11esimi diciamo nella formazione iniziale, ma se andate a vedere su 26 giocatori, 27 giocatori, ne abbiamo cambiato 5-6, non è che abbiamo stravolto tutto il lavoro fatto, per cui questo qua è anche un progetto che va avanti. Poi magari giustamente magari qualcuno quello dice non mi piace, quell'altro ci sta, però per noi fare quello che stiamo facendo, stiamo portando avanti l'idea che abbiamo detto un anno fa, non è che un anno fa abbiamo detto una cosa e subito l'abbiamo stravolto. Io già un anno fa vi ho detto guardate che venderò 1-2 giocatori, perché, ma non è che lo fa la Juventus che vende i giocatori, lo fa il Milan, non lo deve fare lo Spezia? Per cui siamo costretti, poi dobbiamo essere noi bravi a trovare i sostituti di quei giocatori che vanno via. Però noi l'anno scorso c'avevamo Capadossi, che detta da voi, che è stato uno dei migliori difensori della Serie B, era in prestito, l'abbiamo riportato qua di nuovo comprandolo, facendo un investimento, e l'abbiamo riportato. Per cui siamo qua. Nel percorso magari sicuramente qualcosa sbaglierò pure io, per primo, io sono il primo responsabile, sbaglierò, però stiamo facendo delle cose che c'è un progetto e lo stiamo portando avanti. Poi non è tutti i progetti, magari non è che si realizzano tutti quanti, però noi ci stiamo tentando e stiamo andando avanti. In precedenza Guido parlavi di De Colle che è in uscita dallo Spezia, sì. Ti chiedo più o meno quanti altri movimenti in uscita ci dobbiamo aspettare. Ma quelli che sono in uscita sono De Colle e Crivello. E Crivello, sì. Poi se c'è qualche ragazzo giovane che magari chiede di avere più spazio, però sono pochi, insomma, sono due sicuri, poi uno, due, un altro, cioè che devono chiedere, ma quelli che sono sicuri sono questi due che non fanno più parte del, io parlo a livello di Rosa, sono dello Spezia perché hanno dei contratti, però loro lo sanno, quello che vi sto dicendo a voi glielo ho detto ai giocatori, per cui non è che non c'ho segreti. E poi una curiosità ti volevo chiedere, visto che giocherà Sassuolo Spezia, no? Un po' una partita particolare per te, che emozione hai, non so, no, per ritrovare Sassuolo? Emozionarmi, no? Per le partite di calcio è difficile, mi emoziono, nel senso io oggi io ormai lavoro per lo Spezia, mi interessa lo Spezia. A Sassuolo sono stato benissimo, c'ho degli amici, però domenica siamo avversari e spero, insomma, se vinco sono contento, sì, però insomma sono stati 3 anni belli, mi sono trovato bene, c'ho un buon rapporto, perché se andate a vedere pure quest'anno abbiamo ripreso 2 giocatori del Sassuolo, anzi 3, scusate, 3, Marchizza, De Ricci e Martin Erlich, che l'abbiamo preso definitivo, gli altri 2 sono in prestito, invece Martin è dello Spezia. Ci avete altre domande? Grazie. No, grazie a voi ragazzi.